A Tussi Quevalis finalmente viene svelato il contenuto della busta affidata ai giudici dal corteggiatore di Belen. Sabato 10 novembre in prima serata su Canale 5 è andata in onda la sesta puntata di Tussi Quevalis. Tantissimi i talenti, che sono passati nella fase successiva, altri nella scuderia Scotti, e alcuni si sono beccati i no della giuria. Non sono mancati i momenti di grande emozione, uno su tutti la storia della 13enne chicca morta a causa di un tumore in testa. E proprio questa vicenda ha fatto piangere Martin Castrogiovanni e Belen Rodriguez. Quest'ultima, inoltre, è stata protagonista di un'esibizione, che è durata la bellezza di 6 puntate. Belen Rodriguez, la scommessa col suo corteggiatore. Come sempre Belen Rodriguez si è presentata in studio con un abito molto sexy. Ovvero mezzo bustier e mezzo frac, chiuso dalla scollatura all'orlo da grandi bottoni, il vestito alla parte posteriore più lunga, e ad enfatizzare il look calze nere velate e décolleté nere. Nella prima puntata di Tussi Quevalis un aspirante corteggiatore di Belen ha scommesso che prima o poi sarebbe riuscito a fare qualcosa con lei. Il tutto era certificato all'interno di una busta consegnata ai giudici. Ogni settimana ha fatto vari tentativi affidandosi ad altri collaboratori ma mai riuscendo nel suo intento. Belen e il corteggiatore finiscono a letto insieme. Nella puntata di Tussi Quevalis di ieri sera, però, Belen è caduta nella trappola del suo corteggiatore. Nel dettaglio è arrivato un ragazzo, che ha un messaggio da parte di Marco. In realtà si tratta del primo vincitore di Tussi Quevalis. Sperando di farti cosa lieta, ti ha dato la possibilità di fare pole dance con me. Ma gli abitini minimal proposti dal ragazzo non hanno convinto Belen. Trovato alternativa di abbigliamento per la Rodriguez, quest'ultima ha detto di aver fatto pole dance 3 minuti nella sua vita. Effettua la prova e poi, stanca dell'esibizione, pronuncia questa frase: mi posso sdraiare nel letto. Una volta coricata arriva all'improvviso il corteggiatore, e i due finiscono a letto insieme. A quel punto Maria De Filippi ha aperto la busta mostrando il contenuto della scommessa vinta dal concorrente.